Io credo che una serata come questa, straordinariamente come partecipata, di persone che non hanno vincoli, veramente non hanno appartenenze politiche, e in una, come dire, un'anteprima alle prossime regionali, dove ci sono i soliti noti che ovviamente noi non voteremo, sia un buon viatico per quello che ci sarà. I soliti noti non li vogliamo più. Questo è il più grande movimento che il Molise potesse immaginare, che è fatto di tutti quei di quelle persone scontente che non stanno votando più da un sacco di anni, che stanno trovando il contenitore giusto per dire: facciamola questa famiglia allargata, perché veramente non se ne può più. E noi possiamo addirittura sconfiggere totalmente il palazzo da tutti quelli che lo hanno occupato in modo indegno, creando i presupposti per far scomparire questa regione, che certamente non lo merita, e ancor più non lo deve meritare perché qualcuno lo voleva fare. Ci saranno in queste ore le partecipazioni in altre realtà, Campobasso, Termoli, abbiamo avuto già delle attenzioni anche di altri movimenti, poi ve ne parleremo, ma le persone convintamente parteciperanno a una lista attiva, cioè persone che hanno voglia di ridare fiducia a questa realtà. Io stesso sarò della partita se tutti decideranno che così debba essere. Abbiamo lanciato anche un sasso a Iannacone, che abbandonasse le logiche di chi lo ha offeso in queste ore e da noi può venire tranquillamente, anche perché no, a rappresentarsi. Insomma, tante cose abbiamo detto. Una cosa è certa però, che i cittadini adesso ce l'hanno un contenitore per essere rappresentati, perché questa, a differenza di tutti gli altri, non sono le stanze del partito che ti indicano una persona e tu quella devi votare. Qui è tutto il contrario, è fatta da persone che finora hanno operato sul territorio e lo continueranno a fare nella stessa logica, e sarà rappresentata dalle stesse persone che si rappresenteranno, quindi alla conquista di una nuova società, di un nuovo ambiente, di nuovi trasporti, di nuova attenzione alle disabilità, insomma di tutto e di più. E abbiamo già le nostre idee, che abbiamo illustrato e illustreremo in questi giorni. Seguiteci, perché questa è un'onda che non fermerà nessuno.